close shut the jaws of oblivion. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate su League, alla ricerca della lore, stagione 2. Questo potrebbe essere il titolo corretto, quando un giorno mi metterò a fare la nuova sigla. Ecco, questo potrebbe essere davvero... La stagione 1 è l'epopea di Enki, Enki Skyrim, la stagione 2 League in Oblivion. Comunque quella è Talendril. Cavoli, è sempre fuori, un bel po' che non la vedevamo nel santuario. Allora, Shiva, che contratto ha quest'oggi per noi? Sicuramente si trova ad allenarsi là nella sala d'addestramento. Oh, comunque avete apprezzato un mondo l'ultimo episodio. Avete apprezzato il finale. E il mio modo di reagire alle varie morti. La quest. Fa davvero molto piacere. Davvero. Un mondo. Allora, eccola qua. Greetings once more, assassin. When you're ready, I have a most important contract, one that has been sanctioned by the Black Hand itself. Oh, allora questo è un contratto molto delicato e importante, addirittura la mano nera. Ragazzi, mi avete ricordato di cliccare su Dicerie. Perdonatemi se non l'ho fatto negli ultimi video. I've heard some talk. This past year, some family members have been found murdered. Could there be an assassin among assassins? Credo che non ci siano stati aggiornamenti. Questa è la stessa frase che ci disse all'inizio, ok? C'è qualcosa che non va nel santuario. Nell'ultimo anno ci sono stati degli assassini. C'è un traditore o più traditori. Anche Tainava ci diceva qualcosa di simile, del genere. Chiederemo a tutti, eh? Li passeremo tutti loro. Magari è lei che non aggiunge altro. Allora, vai. Do you recall the name Adamus Philida? The Imperial Legion Pest? It's time he joined Sithis in the Void. Think you're up to the task? Ma certamente. Sarebbe un onore, accetto. Adamus Philida has spent his entire career investigating the Dark Brotherhood, interrupting our contracts, killing our family members. We tried to eliminate Philida, of course, but failed on three separate occasions. He's a powerful man and was surrounded by powerful associates. Now the Legion Pig's years of service have come to an end. He has retired. Philida must not be allowed such a victory. His destiny is darker. Philida now resides in Leowin, in the City Watch barracks, an honored guest of the soldiers there. He is in fact more vulnerable than ever. Guardia cittadina. Quanto mi piacciono queste espressioni, queste loro considerazioni. Philida, quel porco. Noi possiamo anche rispondere così, quel maiale. Ci fa capire molto, no? L'ostilità nei confronti di quel soldato, l'acerrimo nemico della confraternita. Ha passato la sua vita praticamente a dare la caccia a loro, a Ociva, Valtieri e tutti gli altri. La chance. Questo astio è ovvio, no? Che ci sia. Mi piace molto questa terminologia. Anzi, questo video si chiama proprio così. Philida, il porco. Mi piace. Però League risponderà in maniera diversa, ovvero... Che cosa devo fare, Ociva? The Black Hand has sanctioned the Rose of Sithis. It is a magic arrow, specifically enchanted to kill its target. In this case, Philida. As long as the arrow hits Philida, he will die. But it cannot pierce armor. Shoot while Philida is armored, and the rose will be wasted. Certo. Travel to Leowin. Track Philida, learn his schedule, observe when he removes that blasted Legion armor, and then let fly the Rose of Sithis. Kill Philida in any way, Rose or not, and the contract is complete. But to receive a bonus, you must go beyond murder. You must send a message.
Once Phyllida is dead, take the very finger from his corpse, the one that bears an Imperial Legion signet ring. Deposit this finger in the desk of Phyllida's successor, in his office in the prison barracks, in the Imperial City. Do this, and the bonus is yours. Stupendo, stavolta il bonus, stupendo. Stavolta è molto più elaborata la cosa, no? Il bonus consiste non nel tipo di uccisione che effettueremo, lo stile che utilizzeremo, no? Per eliminare l'obiettivo. Ma no, addirittura noi dovremo prendere il dito della vittima e posizionarlo nel suo scrittoio, in modo da lanciare un messaggio all'impero, meglio dire, al suo successore. Guai, mai mettersi contro la confraternita. Adamas Phyllida will find no rest in retirement, no. His soul will endure a kind of eternal suffering known only to those who have angered Sithis. Go now, dear family member, and may the Night Mother... I know what you're thinking. Hey, I don't like to tell stories, but Talendril and me, you know... Sì, lo so, mi fa molto piacere, è una relazione con Talendril, bravo orco. Niente ragazzi, a sto punto le frasi sono rimaste quelle. Cosa hai da dirmi sul contratto? Don't get me wrong, that magic arrow sounds nice and all, but it seems to me like you don't even need to use it to get the bonus. Quindi? As long as you cut off his finger and leave it in that desk, you'll get your bonus. Sounds to me like you can kill the old sod any way you'd like. E cosa mi suggerisci? So what if he's wearing armor? You think that Imperial Legion scrap can stop a well-forged claymore? Not bloody likely. A claymore? Dimentichi un punto fondamentale. Io non utilizzo armi a due mani. Non ne ho nemmeno una. E quindi il tuo consiglio non lo prenderò minimamente in considerazione. Mi dispiace, orco. Happy hunting, my brother. Andiamo a parlare con Tainava e le due ragazze, la Bosmer, Talendril e Maria Antonietta. Oh, cospiratore, sei sempre il numero uno. Eccola Talendril, è un bel po' che non si vede, non ci si vede, eh? Hello, brother. It's good to see you again. The Night Mother has been smiling upon you, I hope. La Madre Notte ti ha riso. Oh, I should. Okay. The Rose of Sithis? Such an honor. Just make sure your marksmanship is up to the task. If you miss the target, the enchantment will be wasted. Se manchi il bersaglio, l'incanto svanirà. Il mio obiettivo è colpirlo al cuore, cala Talendril. Tutt'al più, al massimo, in pieno volto. Qualsiasi altra parte del corpo, Lig la prenderà come un fallimento personale. May your arrows always strike true. Yes, dearest brother. Is there something I can help you with? Don't tell anyone else, but... Tu vuoi scalare i ranghi? Oh, you're being sent to kill Phyllida. I hope the Rose of Sithis pierces his heart and sends his soul screaming into the void. Abbiamo un'affinità di 100 proprio, cioè davvero, anche l'altra volta abbiamo pensato uguale. Abbiamo uno stile praticamente identico, anche le parole sono le stesse quasi. Good luck, brother. I hope you don't get killed. I mean, well, you know. I hope I can help. The rolls will only work if Phyllida is unarmored. So, when would a soldier not wear his armor? I only take my armor off to sleep or swim. There are whispers in the halls of the sanctuary. Some say there is a traitor among us, that the Brotherhood has been compromised. Lui e Ociva sono gli unici che... ci informano di questo, cioè parlano di questo traditore, quindi e va bene, gli altri no, gli altri
Non ci dicono nulla, comunque non si è aggiornato nulla. Lo vedremo magari anche prossimamente, più avanti. Grazie per l'informazione, May you però. walk always in the shadow Perché of ti sei Cities, ricambiato? dear brother. Vabbè. E comunque, come lo passa quindi? Come la passa la sua pensione, Felida? Nuotando nella guardia cittadina? Va bene, va bene. Colpiremo allora mentre si starà facendo un bel bagnetto. Lo seguiremo però, Dobbiamo capire gli orari. Questa informazione di Tainava non è a caso. Adesso ho questo vago ricordo effettivamente della nuotata. Andiamo nel profondo sud, a Leywin, è lì che si è ritirato. Vedete, si trova nella parte esterna, questo significa... Nuotava fuori? No. Forse qui c'è la guardia cittadina. Passeranno ore. Probabilmente adesso si farà notte e andrà a dormire. E infatti, siamo all'interno e lui si trova all'interno. Nella torre. Ragazzi, questo è il dormitorio delle guardie, me lo ricordo. Possiamo anche ucciderlo qui, ma... Troppi occhi. Sarebbe rischiosissimo, e a me non mi va di rischiare, in questo caso. Allora, abbiamo visto che passa del tempo qui fuori. Qui fuori dovrebbe esserci... Che stai a fa qua tu? Davanti alla porta. Dai, è antisgamo. Oh, il cancello dell'Oblivion, che brutto lì. La guardia cittadina dovrebbe essere questa. Ok, terribile. I soldati che non muovono un dito, è bellissimo. Sì, è questa. Allora attendiamo. Attendiamolo. Attendiamo che si faccia giorno e prima o poi uscirà. Non mi piace per niente il cancello dell'Oblivion lì, ho una voglia matta di chiuderlo, però adesso non ho tempo. Immaginatevi un Lig in fase meditativa, seduto, che attende l'arrivo di Philida e della sua guardia del corpo. Che ore sono? Attendiamo... In genere sempre le 9. Si aggiornano, si svegliano. Vabbè, male che va, è lì dentro oppure in altre parti della città. Dai. Vediamo. Quello. No, eccoli. Eccoli. È lui, Filida. Cosa fai, vecchio maiale? I'm here to relieve you. My feet are killing me. La guardia del corpo è questa. Sapete cosa vi dico? Il porco soldato dovrà vederci in faccia prima di morire. Quindi adesso andiamo lì e ci parliamo. Non gli diciamo niente, poi ce ne andiamo. Dovrà avere sempre il dubbio, il bastardo. Quando la mia freccia colpirà. Allora. Facciamo così. Lì dentro però non c'entriamo con questa tenuta. Dopotutto lui ha passato la vita a dare la caccia alla confraternita. Sarebbe un po' inverosimile, no? Quindi facciamo così. Che fisicaccio. Bestia, il negromante fa ridere. Stivali di cuoio grezzo e dai, la camicetta che abbiamo di Valtieri. Quella stile Valtieri, sì. Che abbiamo preso dal negromante, no? Ricordate? Ok, entriamo lì dentro in questo modo. Adesso tornerà l'oscurità. Serratura media. Allora si incazzeranno.
Sì, ma chi è che ci sgama? Il soldato giù? Fastidiosissimo. Ok. Ho sfruttato l'attimo. No, perché di beccare una taglia proprio non me ne va. Ah, ok. For the love of Azura, can't a man have a bit of privacy? Get out of here! Rituali invocati, la madre notte, così come qualunque altro tentativo di contattare la compratente oscura, non saranno tollerati. Do we know each other? There's something familiar about you, but I just can't place it. Che bella armatura che ha. Yes, well, I'm a very busy man, enjoying my retirement, don't you know? So why don't you just go away? Però mi hai visto, e questa è la cosa importante. Allora, attendiamo quindi adesso la sua uscita. Quando è che smetterà di stare lì dentro? Dovrà andare a fare la sua consueta nuotata? È possibile. Sarebbe opportuno parlare anche con la guardia del corpo. Allora, attendiamo ancora qui. Le 10 di mattina. Attendiamo le 2? Forse un po' troppo. No, è ancora lì dentro. Adesso me la faccio di ora in ora. Oh, eccolo, sta uscendo. Guardate quando bloccherò la guardia. Entra, entra. Ora. The old man. He's easy to protect. Every day's the same. He visits the Coast Guard station, goes for a swim, never puts himself in harm's way. Ah, Fillida, Fillida, Fillida. La tua solita routine ti porterà alla morte. La pensione. Questo è stato un grande errore. Non dovevi andare in pensione, Fillida. Non dovevi andarci. Sì. Ok. Vi seguirò. Facciamo passare qualche secondo, non si sa mai. Gli FPS stanno un po' crollando. Quindi la notte è qui. Parte della mattinata, il primo pomeriggio lo passa nella guardia cittadina. Ora dove se ne va? A fare la nuotata oppure fa un giro della città? Con sto tempaccio non gli conviene. Il fatto che sia un vecchio sicuramente non è un limite. Questo è un soldato, non sta messo come me. Questo sta messo bene fisicamente, sicuro. Quindi ok, però aha. La guardia rimane qui. Tu rimani lì. Ok. Bravo, nuota, nuota. Nuota pure. Allora, secondo me è giusto colpirlo. O addirittura da qua dietro. La guardia non ci sta guardando. Oppure da una zona. Dall'altra parte del... diciamo dell'acqua, del corso...
Ehi, non morire affogato, riemerge ogni tanto. Ecco, secondo me questo è un punto più che corretto per colpire. Cambiamoci. Wow. Che figa, eh? La rosa di Citis. Riemergi, vecchio. Riesco a vedergli lo scalpo, ma non è fa... Bravo. Ci vede il problema. È un grossissimo problema. Ecco. Purtroppo non ti posso vedere il cuore. Oh, Fillida. Ora potrei tornare al santuario per ricevere la mia ricompensa. Se voglio ottenere un premio, però, devo assolvere un altro compito. Fillida indossa un anello della Legione Imperiale. Dovrei prendere il suo dito, lasciandovi l'anello infilato e depositandolo nella scrivania di colui che succederà a Filida nella Legione Imperiale. Sfruttiamo anche l'anello, il gioiello Rumare, che ci permette di nuotare all'infinito e di non avere problemi respiratori. La guardia se ne va? Ah, perfetto. Tanto non mi avrebbe visto, io sono sott'acqua, per sempre ci posso rimanere come un argoniano. La Madonna, quante chiavi che abbiamo. Poteva aprire e prendere tutta la città. Era un importante, dopo tutto. Dito di Adamus Filida. Ho preso il dito tagliato di Adamus Filida, lasciandovi l'anello infilato. Ora dovrei recarmi alla città imperiale per poi lasciare il dito nella scrivania che si trova nell'ufficio della caserma della prigione, dove lavorerà il successore di Filida. Sbrighiamoci, però. Perché è lì che ricordo essere un bastardo. What do you need? Guardia del corpo. He's dead. And on my watch, I failed. Failed everyone. Sì, hai fallito. Farewell. Ragazzi, ci torneremo qui. Ci torneremo. Ah, addirittura nelle prigioni imperiali si trova il suo ufficio. Non lo ricordavo questo. Qua. Qua si trova. È notte, questo gioca a nostro favore, eh. Sarà pieno sempre di guardie. Ma siamo fortunati. È notte fonda, perfetto. Guardate che bella scrivania. Ok. Manuale delle armature e delle armi, prendiamocele. E invece noi... forse era corretto lì. Eccolo. Ho posizionato il dito di Filida nella scrivania del suo successore. Ce l'abbiamo fatta. Possiamo tornare da Ociva. Abbiamo lasciato il messaggio. Un lavoro perfetto. Avrei preferito colpirgli il cuore, questo è vero. Però era difficile. Magari nel sonno potevamo farlo, ma lì nell'acqua no, aveva la parte del corpo. Forse quando stava riemergendo, Ci ho pensato solo adesso. Mentre rimergeva, PAM! Quindi gli facevamo fare un'ultima nuotata. Vabbè, non fa niente. Non ci ho pensato. Vedete come sono sadico? Avete ragione voi. Sono un bastardo. Allora. Adamus Filida is dead. I could feel my heart swell with the Night Mother's love. The moment that Imperial Pig issued his last breath. You have done a great service to the Dark Brotherhood today, Assassin. Your reward is well earned.
You also managed to leave Philida's severed finger as a warning to his successor. Well done. Your bonus, 500 additional gold coins, is well earned. Praticamente grazie a questo bonus. Sithis knows you've earned it. When you're ready for another contract, you need only ask. Grazie a questo bonus mi sono ripreso i soldi che ho speso per la mela. Allora ragazzi, ma non è finita qui. Io ricordo delle cose. Questa è una di quelle missioni che va ad aggiornare, no? Alcuni eventi. Vi ricordate quando abbiamo ammazzato Felin a Bruma? Cosa è successo poi? Il corriere del cavallo nero, Black Horse, ci ha fatto un articolo. Ecco, secondo voi non ne fanno uno per Philida? Un uomo potente, un soldato conosciuto in tutto, da tutto l'impero? Ovvio, no? Che ne scriveranno qualcosa. Questo io me lo ricordo. Come mi ricordo un'altra cosa. Inerente, però, al soldato di prima. Belin è morto, ok. Rituali madrenotte. Tragico incidente. Adamus Philida ucciso. Che bello. Edizione speciale. Assassinato dalla confraternita oscura di Waldorf Wardswell. In quello che può essere descritto solo come un impudente attacco alla sicurezza e alla libertà del civile popolo di Cyrodiil, il comandante a riposo della legione imperiale Adamus Philida è stato brutalmente assassinato dalla setta segreta di assassini nota come Confraternita Oscura. L'assassinio è stato perpetrato nella tranquilla città di Leowyn, dove Philida aveva deciso di passare il resto dei suoi giorni. Doveva essere una vita tranquilla, di tranquilla solitudine, estranea allo scompiglio della città imperiale, dove Philida aveva orgogliosamente servito la legione imperiale per oltre 25 anni. Ma sebbene a riposo, il nobile comandante della legione imperiale non è potuto sfuggire al suo passato. Nel corso degli anni, Philida era diventato un franco avversario della Confraternita Oscura e delle loro pratiche. Aveva solennemente giurato di svelare i segreti dell'organizzazione e di assicurarne i capi alla giustizia. In realtà Philida aveva già subito due attacchi in passato, ma in entrambi i casi gli assassini erano stati fermati dal comandante e dai soldati della sua legione. Purtroppo la buona sorte lo ha abbandonato a Leowyn. Alla domanda se vi fossero dubbi sul coinvolgimento della confraternita dell'assassino di Philida, il nuovo comandante della legione imperiale, Giovanni Civello, italianissimo, latino, anche se questo è proprio italiano, di recente nomina, ha risposto: è opera della confraternita oscura, certamente, non vi sono dubbi su questo. Si è trattato di un crimine dettato dalla vendetta, uno spregevole atto di odio e di malvagità nei confronti di un esempio di nobiltà e virtù. Adamus ha combattuto la confraternita in ogni singolo giorno della sua vita ed è morto per gli ideali in cui credeva. Philida era un grande uomo. Devo a lui tutto ciò che so e sarei maledetto se lasciassi morire i suoi sogni insieme a lui. Da oggi e per il resto dei miei giorni giuro solennemente di distruggere la confraternita oscura e tutto ciò che rappresenta. Ah, quel dito mozzato non ti è servito a nulla? Adamus è stato assassinato, ma a quanto pare la sua lotta contro la Confraternita Oscura sopravvive grazie a Giovanni Civello e al resto della Legione Imperiale. Presto potrebbe venire il giorno in cui quegli spietati assassini assetati di sangue avranno da temere qualcosa di più dell'onesta popolazione della provincia imperiale. Ok, magari lui al giornale ha rilasciato queste notizie, queste frasi, ma in realtà magari non muoverà un dito. Perché è terrorizzato da noi. Forse. Ora, un'altra cosa. Un giorno magari lo vedremo anche, Giovanni Civello, in giro per la città imperiale. Ci parleremo normalmente. Andiamo qui. Forse ricordo male. Questo io lo scoprii più avanti, molto più avanti. Come il giornale, sono cose che sono dovute alla mia esperienza, no? You're trespassing here. You'll have to leave. È morto in questo momento, guardia del corpo di Adamus. Io non me lo ricordo qui, io me lo ricordo sopra, a fianco al letto. Quindi questa è stata anche una novità.
Ma guardate un po'. Vabbè, ci prendiamo tutte le chiavi. E la nota del suicida. Va bene, esco, esco. Ho sbagliato, non volevo entrare qui dentro io. Questa è la mia grande occasione. Finalmente mi viene affidato qualcosa di importante. E che succede? Fallisco. Dovevo solo tenere in vita Philida. E basta, invece no. Non sono riuscito a fare neanche questo. Mio padre aveva ragione, sono un idiota. E non sono mai cambiato. Ho deluso tutti, perciò ora basta. Addio, impero crudele. La faccio finita. Per come l'abbiamo visto cadere, secondo me si è avvelenato. Cioè, possiamo intenderla in questo modo, no? E anche questa è fatta. Lig ha colpito ancora una volta perfettamente. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti. Ciao a tutte.